Siamo con Mara Sacchi, che è un'amica, oltre che l'organizzatrice, una delle organizzatrici del trofeo Nicchia Sapio. E senti Mara, qualche parola sull'organizzazione di questo bellissimo trofeo che è giunto ormai alla 49ª edizione. Dopo Lotte, Goblin, dopo Chen, adesso abbiamo Irwin. Insomma, il Sapio non sbaglia mai un colpo a invitare le persone. Siamo abbastanza fortunati perché abbiamo l'amicizia con Caio Kajevic, che è un anno che adesso è in America e che sono diversi anni che ha contatti con David Marsh, che è uno degli allenatori della nazionale americana. Per cui poi è Caio è uno che è amico di tutti, parla per contatti, quindi è grazie a lui che riusciamo a avere tutti questi problemi. Noi credo senza falsa modestia siamo bravi ad organizzare questo cuore, perché oggi per esempio con 1200 presenze gara sono un quarto diciamo a finire le batterie del mattino, quindi come organizzatori siamo ormai diventati bravi e quindi siamo tutto bene. Senti, una curiosità avevamo, ma Irvi l'avete invitato prima che fosse campione olimpico o dopo? No, è stata l'occasione dopo, perché solitamente il campione di quest'anno era dopo le Olimpiadi, tendo soprattutto gli americani a avere un po' di scatto e quindi era durante le Olimpiadi, però non bisogna toccarli perché sono al massimo della concentrazione, guai a chiedergli programmi, quindi è stato fatto dopo. Senti, parlava qualche anno fa, avevano intervistato Enzo Barlone e diceva che nell'organizzazione del trofeo spesso è più facile avere gli stranieri che gli italiani, è vero? È più facile perché gli stranieri gli paghi il viaggio, poi non chiedono ingaggi, gli italiani chiedono tutti ingaggi. È una società come la nostra, non è una società ricchissima, in una città come Genova dove di soldi si parla pochissimo, è difficile poi. Questa è una delle ragioni per cui non siamo mai riusciti ad avere Federica Pellegrini, perché ha un ingaggio che merita sicuramente, ma per il quale non siamo nella possibilità. Senti, un'ultima domanda, ma quanto è difficile organizzare un meeting complesso come il Nicchia Sapio? Che sforzo richiede e quante persone coinvolge? Ma ormai siamo rodati, come persone non ne richiede neanche tantissimo. Serve prepararsi per tempo, cioè noi praticamente a settembre-ottobre partiamo già proprio con il meeting che avviene due mesi dopo. Adesso fra un mesetto, quando siamo un po' riposati, però partiamo già per l'idea di come fare. Ringraziamo tantissimo Mara per la sua disponibilità e la lasciamo perché so che è richiesta altrove, quindi non la disturbiamo ulteriormente. Grazie a voi.